Bentornati in studio, ci ha raggiunto Giuseppe Perri, che è un agronomo e anche il direttore dell'azienda agricola Campo Tenese. E benvenuto innanzitutto, dottor Perri. Parliamo chiaramente di agricoltura, di prodotti. Io ho nominato Campo Tenese, che è una delle tue attività, è una delle tue molteplici attività. E allora iniziamo questa nostra discussione dalla qualità dei prodotti agricoli calabresi. C'è tanta qualità. Qualità anche data da molto spesso si parla di filiera corta, di chilometri zero, e a Campo Tenese pare che sia tutto non a chilometri zero, ma a metri zero, giusto? Salve, buonasera e grazie a te Paolo. Allora, sì, in effetti tra le altre cose io sono il direttore della società agricola Campo Tenese. Noi ci occupiamo della commercializzazione di prodotti che produciamo all'interno di un cancello. Tutto ciò che noi produciamo lo vediamo nascere, questo è il nostro slogan. Praticamente da noi è la stalla dove si allevano le vacche che producono il nostro latte che noi trasformiamo a 50 metri dalla stalla. A 50 metri dal salumificio ci sono le porcilaie dove alleviamo i nostri suini che ci daranno i salumi che noi andremo a commercializzare. Per cui la nostra non è una filiera corta, è cortissima. All'interno del nostro cancello abbiamo tutto ciò che serve per portare sulla tavola dei nostri consumatori il prodotto finito. Ecco, questo è un esempio, possiamo dire, di prodotto o di qualità che significa poi sicurezza per i cittadini, significa anche per i consumatori che sono appunto gli utenti finali, sicurezza appunto nei controlli, qualità del prodotto, anche genuinità. Però noi abbiamo fatto questo esempio, ma la Calabria è piena di questi prodotti. Ci sono ben 14 fra IGP e DOP. Quali sono, ti chiedo ovviamente, e se sono valorizzati adeguatamente. Assolutamente corretto quello che hai detto e ti dirò di più. La qualità e la sicurezza alimentare in Italia è quanto di più c'è di spinto rispetto a tutti gli altri paesi della Comunità Europea e del resto del mondo. La sicurezza alimentare in Italia ha delle leggi, delle normative molto più restrittive rispetto al resto, anche solo al resto d'Europa. Poi scendiamo nei marchi a denominazione di origine protetta, quindi le DOP e le IGP, come hai detto tu, ne abbiamo ben 14 e in base al numero degli abitanti calabresi siamo la regione più ricca in quanto a marchi di qualità riconosciuta. Non facciamo l'elenco, ma spaziamo dal bergamotto di Reggio Calabria per finire al limone di Rocco Imperiale, passando per il torrone, la cipolla, i salumi, il pecorino crotonese, i fichi, la liquirizia. Abbiamo la patata silana, abbiamo un patrimonio in quanto a qualità di prodotti che oggi sono sulla tavola di tutti gli italiani, ma oserei dire dell'Europa e anche spesso di altre nazioni del resto del mondo. Abbiamo un patrimonio di qualitativo veramente che ce l'invidia il mondo, tant'è che se dobbiamo, oggi siamo in itinere con il riconoscimento dell'Anduja, per il riconoscimento del pecorino del Monteporo, per il riconoscimento del CEDO, speriamo di esserlo a brevissimo, ma sono sicuro che la Commissione europea non sarà molto favorevole a vedere altri tre prodotti a denominazione di origine protetta alla Calabria. Per cui oggi noi parliamo di produzione, quindi siamo bravissimi a produrre. Esatto, Non ci manca niente. da 14 potrebbero diventare 17, vedremo. Sì. Ma intanto questi 14, il problema non è la qualità, ma è la promozione, la comunicazione. La comunicazione e la promozione la lasciamo fare ai marchi, perché all'interno di ogni consorzio ognuno ha il proprio marchio. Ma comunicare perché la liquirizia calabrese è diversa dalla liquirizia del resto del mondo, perché i fichi di Cosenza sono diversi dai fichi dell'altro mondo, o il limone di Rocco Imperiale o il bergamotto, per non parlare di tutti gli altri, i salumi di Calabria sono diversi rispetto agli altri. Questo dobbiamo essere noi bravi a comunicare al consumatore finale, quindi all'utente finale, perché deve scegliere un prodotto che poi, ahimè, sul mercato, purtroppo per i nostri costi di produzione, arriva sul mercato con costi ben diversi. Perché deve spendere di più? Dobbiamo comunicare il perché il nostro prodotto è diverso dagli altri. Che c'è una differenza di qualità innanzitutto e c'è l'unicità di questi prodotti, da qui i marchi arrivano anche. Assolutamente sì, se non sarebbero marchi comunitari, se non fosse perché c'è un qualcosa che li rende unici. E
e può essere anche un fattore organolettico o nutraceutico. La liquirizia calabrese, quella vera, non alza la pressione, per esempio. E il bergamotto, l'essenza di bergamotto, non ce l'ha nessun nel resto del mondo. E per cui dobbiamo solo essere bravi a comunicare. Oggi gli strumenti la regione Calabria ce li ha dati. Abbiamo approvato dei bandi che danno delle risorse economiche a ogni singolo consorzio per promuovere ogni singolo prodotto e sono già assegnati per consorzio di tutela. E per i prossimi 3 anni non si è mai visto, nessuna regione d'Italia ha programmato dei bandi che partono oggi e finiranno fra 3 anni, quindi per ogni anno c'è un budget per la comunicazione dei prodotti a marchi di qualità riconosciuti. Se non siamo bravi noi a comunicare, utilizzando questi fondi, a promuovere quindi i prodotti che ne derivano dai consorzi di tutela, e se non siamo stati bravi noi, fra 3 anni dobbiamo guardarci e dire abbiamo sbagliato noi, non possiamo dare la colpa a nessuno più. Dobbiamo comunicare quanto di buono c'è in Calabria e lo possiamo fare utilizzando fondi comunitari. Se la Regione Calabria oggi ci metterà nelle condizioni di spendere questi soldi che ci ha già assegnato attraverso un bando sulla misura 32 del PSR, se noi saremo bravi quindi a saperli spendere, spenderli bene, fra 3 anni i nostri prodotti avranno fatto un salto di qualità e di conseguenza avrà fatto un salto di qualità la Calabria intera, perché è tutta la Calabria con tutto ciò che ne deriva intorno all'enogastronomia. Perfetto, allora possiamo dire che i fondi ci sono, a questo punto buon lavoro. Grazie. Perfetto, grazie allora per essere stato con noi e vi lascio ovviamente al proseguimento con la nostra programmazione.